Un saluto a tutti voi da iPhone Assist. Ormai si può dire che abbiamo degli appuntamenti su internet, sul canale YouTube. Vi ricordo il mio sito www.iphoneassist.it. Ci sono ricambi, alcuni non ci sono presenti sul sito, quindi se non li trovate, mandateci un'email, fate una telefonata, insomma, in qualche modo chiedetecelo e se ce le abbiamo le cose, le facciamo avere. Soprattutto, per esempio, per questo qui che state vedendo, Galaxy S3, abbiamo diverse cose che non sono sul sito, accessori, ricambi, non solo cose per riparare. Ah, perché sta qui questa scheda, no? C'è un problema. L'ho già smontata, quindi la parte di smontaggio penso ormai saprete come si fa. Il problema è il consueto, il solito ormai, possiamo dire, contatto con liquidi, contatto con acqua. Il terminale è nuovo perché, come vedete, vi avvicino per farvi leggere meglio. Qui potete vedere che la data di produzione è 21 marzo 2012. È un GTI 9003, quindi significa che è un Samsung Galaxy S3. E dunque, il cliente dichiara che questo terminale è andato in acqua. Noi faremo l'analisi per vedere dove sta l'ossido, poi provvederemo a toglierlo e vediamo se è recuperabile. Ma prima di tutto, fate conto che sia una lezione, andiamo a vedere dove stanno i danni e quali sono. Ora, io vedo che qui c'è del residuato, adesso lo farò vedere meglio poi con il microscopio, di cibo, qualcosa da mangiare. E siccome questa parte era coperta, no? Dal lettore di scheda SIM, dal micro SD, no? Quindi c'è una parte qui sopra. Se è andata a finire qui, vuol dire che da qualche parte poi è entrata e si trova qui sotto. E poi da altre parti probabilmente c'è dell'ossido. Però una cosa l'ho subito notata, anche voi dovete fare attenzione a queste cose. Ho visto che questa scheda, non so se riuscite a vederla anche voi, al centro qui è piegata, cioè fa una specie di V e non è normale. Questo forse significa che oltre al liquido ha subito una schiacciatura in questo punto qui. Per vederlo meglio, penso che anche voi avrete pensato di metterla su un piano. Noi mettiamo su un piano questa nostra scheda madre e vediamo se balla. Vedete come balla benissimo? Se questa scheda invece non avesse subito la schiacciatura e non fosse concava, non farebbe questo balletto su un tavolo piano. Da questa parte anche vedete balla, però qui già ballerebbe di meno perché è concava, così potrebbe anche star bene messa. Allora, quindi notiamo una schiacciatura al centro. Questo che cosa può significare? Può significare che anche se toglieremo l'ossido, cosa che andremo a fare perché vogliamo renderci conto se è recuperabile, se ha subito questa schiacciatura, i microcircuiti, i vari piani di cui è composta una scheda, probabilmente si sono danneggiati. Speriamo di no, ma è probabile che questo sia accaduto. Lo diremo al nostro cliente perché noi amiamo parlare chiaro, non ci piace che si abbiano sorprese. Poi, se uno non se ne accorge, se io non mi fossi accorto di questo, non sarebbe colpa mia perché il cliente dice è andato in acqua, io faccio tutto quello che è possibile per recuperarlo dal contatto con liquidi. Penso saprete che noi facciamo un bagno ad ultrasuoni con un apposito liquido, 2-3 giorni e poi sappiamo il risultato. Allora andiamo a vedere intanto dove sono i danni. Ci mettiamo sempre sul solito computer, così vediamo al microscopio quello che è accaduto a questa scheda. Allarghiamoci il più possibile. Questo è quello microscopietto che vi ho già spiegato diverse volte, no? Che è successo? Non funziona oggi? Proviamo a entrare ed uscire perché lo vedo bloccato. Allora, riapriamo il nostro microscopio. Vi piace l'elefantino? È lo sfondo, eh? Adesso sta funzionando. Si era offeso che l'ho lasciato in attesa, vabbè. Allora, allarghiamo così possiamo vedere bene. Eccolo qui. Dunque, vediamo di zoomare il più possibile, anzi no,
Sì, zoomare ma allargando. Ci alziamo un pochettino anche qui, così potrete vedere bene la nostra analisi. Allarghiamo. Ok, allora vediamo un pochettino quindi di procedere. Partiamo da destra su questa scheda madre, mettiamo a fuoco per bene. Allora, vediamo un attimino insieme come è ridotta. Allora, ci sono degli ossi di qui su questi due fusibili e questo dovrebbe andare via molto facilmente lavandola. Poi vediamo un po', qui era quello il cibo che vi dicevo in questa zona qui. C'è del cibo, si vede proprio come delle cose gialle. E qui sotto anche qui, però questo qui ugualmente, questo cibo dovrebbe sparire con il lavaggio. Allora da questa parte vedete il residuato del cibo, guardate come si vede bene. Questa è una bobina da posto. Questo qui è molto arrugginito, eh? Questa era R5. Vedremo se invece riprende, non si vede bene a fuoco, vediamo di rimetterlo meglio. Oh no, peggio, ecco qua, adesso sì. Allora spostiamoci ancora qui, come vedete questi condensatori sono ok, mi abbasso per farvi vedere meglio. Sì, allarghiamo ancora se è possibile, perché poi no, ormai è tutto allargata la zoomatura del mio, della mia webcam, anzi questa è una HD della Sony. Allora, vediamo un po', qui non c'è nulla di importante e sembra non esserci la presenza di ossido. Saliamo sopra, qui ci sono due condensatori ma sono ok, questi altri qui tre condensatori infusibile ma sono a posto. Spostiamoci qui, niente di importante. Allora, prima di tutto c'è la schiacciatura della scheda madre, che non è una cosa da sottovalutare, no? E quindi da fare presente alla persona che ci ha mandato questo terminale. C'è del cibo, abbiamo detto. Scendiamo giù. Allora, vediamo i connettori come sono. Questo connettore è quello che gestisce la SIM e la SD card. Mi sembra a posto. Non mi pare che ci sia niente di importante da segnalare. Quest'altro connettore è quello della scheda video del frontale. Il cibo si è depositato anche qua. Lo vedete, no? Come hanno fatto non lo so, ma ci mangiano con i telefoni? Cioè, uno sì, beh, può mangiare con accanto il telefono, ma in questo caso sembrerebbe che lo ha mandato anche nel telefono. Vedete che è siglato questo connettore? 2225. Bene, allora poi scendiamo giù. Qui niente, questi contatti nulla, questo condensatore. Allora, questo condensatore è ok. Scendiamo ancora. Abbiamo questo gruppo di cose qua giù, vediamo un attimino come sono ridotte. Allora, qui è ok. Sempre ok. Cerchiamo di guardare bene con calma, senza fretta. Questo qui è abbastanza andato. Questo qui, guardate. Questo qui. 8L67, speriamo che con il trattamento spariscano queste ossidazioni sopra, le vedete, no? Sono belle pesanti. Anche su quest'altra accanto, che è un condensatore, ce n'è, vedete qui quanto ossido. Scendiamo ancora,
anche qui c'è dell'ossido, eccolo qua che si vede benissimo, aspettate che vi inquadro meglio, guardate quanto ce n'è qui, tantissimo di ossido, quindi non solo sopra ma anche sotto è arrivato il contatto con dei liquidi. Da quest'altro lato, eccolo qui, ancora ossido. Il connettore a posto, però c'è dell'ossido e speriamo che vada via. Andiamo sulla parte dietro della scheda madre. Allora, andiamo a vedere cosa troviamo. Qui niente, mamma, questo è disastrato, questo qui mi sembra, da quello che vedo, che è molto arrugginito. Speriamo che funzioni, che non abbiamo purtroppo disponibili tutti i ricambi. Samsung si rifiuta di accettare in garanzia le schede che sono andate a contatto con liquidi, anzi spara cifre colossali per eventuali sostituzioni, quindi non ripara ma sostituisce, facendosi dare uno sproposito. Mentre oggi una cliente che per l'S2 gli hanno chiesto 390 euro. Due soldi, insomma, no? Uno se lo ricompra tranquillamente. Vabbè, allora, che volete fare? Qui abbiamo un po' di ruggine su questa parte qui. Sì, allora. Poi, qui niente. Niente. Ecco, anche questo qui è molto rovinato. Questo dunque, andiamo da quest'altro lato. Dunque, mi sembra, ecco qui l'ossido, qui tutta questa zona, quindi anche dietro. Il processore del Galaxy S3, adesso ve lo faccio vedere, ci siamo vicini, eh. Qui c'è un po' di ossido, ma l'importante è che non siano completamente rovinati. Eccolo qua, questo è il processore Exynos, è questo qui. Questo quindi, diciamo, è la CPU processore del nostro S3. Questo è ok, non c'è nulla. Allora, abbiamo qua, ecco una marea di ossido qui, proprio tanto, quindi mi sembra che sia di più nella parte di dietro l'ossido, anche qui è tutto ossidato, c'è anche però del gel protettivo per cui qui pulendo dovremmo avere successo pieno. Come vedete tutta questa parte qui che sembra gelatina è un gel protettivo che è stato messo attorno al processore, questo qui, e a tutti i componenti che stanno attorno. Anche qui vedete quanto gel protettivo che c'è, eh? Tanto che questo qui è il gel che è andato a finire anche su questo chip. Qui non c'è dell'ossido, qui nemmeno. Scendiamo giù e abbiamo finito, eh? Allora, questo qui è perfetto, pulitissimo. Lo vedete, sì? Questo è perfettissimo. Scendiamo a quest'altro, è un contatto, niente, vediamo qui in questa zona cosa abbiamo di bello. Condensatore, fusibili, ma nulla di particolare, c'è solo quel gel protettivo, eccolo qua, lo vedete, no? Guardatelo. Ma non c'è ossido, già è qualcosa, già è una buona notizia. Hanno protetto anche tutto quanto qua, vedete? Se lo mettessero dappertutto non sarebbe meglio, così l'acqua non farebbe nessun danno. Certo, io non guadagnerei nulla, ma comunque sarei contento uguale. Venderei gli accessori. Allora, qui nulla di nulla. Qui è perfetto, pulitissimo. Mi sembra che abbiamo quasi finito, eh? Sì. Oh, c'è da togliere qui la protezione per vedere qui sotto che c'è, ma anche perché per lavarlo in vaschetta dobbiamo necessariamente togliere questa protezione qui. La togliamo subito.
po' di pazienza, è facile toglierla, guardate, sta qui, no? Fermiamo un attimo la videocamera, se no si smuove, ok? Si fa così, con un utensile di plastica, si alza e si toglie. Ci vuole un po' di pazienza, ma viene via. È una specie di coperchio. Forse non vogliono che non andiamo a mettere le mani qua, perciò ce la mettono, ma voi sapete, dove non si devono mettere le mani, io ce le metto sicuro. Sta venendo, va? Si applica con i laterali, fa, diciamo, a pressione, è clippato, come si può dire. Santa pazienza. Eccolo qui, finalmente si... Vabbè, è saltato, ma comunque sta qui, insomma, non è scappato. È quello che vedete da vicino? È questo aggeggio qui. Però se lo guardiamo con il nostro microscopio, forse è meglio. Rinquadriamo lo schermo e andiamo a vederlo col microscopio. Allora, allarghiamo la visuale. Eccolo qua. Questo è quello che abbiamo scoperto. Vedete quanti fusibili e condensatori ci sono qua sotto? A noi interessava più che altro scoprirlo per lavarlo, ma anche vedere se c'è ossido. Sembrerebbe che qui non c'è alcun ossido, meglio così. Qui sì, ma dentro lì no. Bene, questo è quanto per quanto riguarda. C'è anche questo connettore, ma è pulitissimo, anche ad occhio nudo si vedeva. Questo è un S3 e l'abbiamo analizzato. Allora, a mio parere, da quello che abbiamo potuto fare finora, il problema principale di questa scheda madre, un Galaxy S3, consiste nella piegatura centrale, che potrebbe aver danneggiato in modo irreparabile la scheda. Le ossidazioni sono abbastanza normali, non sono eccessive, non mi sembra che ci siano componenti proprio danneggiati in modo serio, per cui noi tenteremo e proporremo al cliente la cosiddetta, il cosiddetto lavaggio, no? Ad ultrasuoni in una vaschetta con un apposito liquido, dopodiché vedremo dopo 2-3 giorni qual è il risultato. Costo dell'operazione per un Galaxy S3 è sempre 70 euro come per il Galaxy S2, pagati anticipatamente perché non possiamo assicurare nulla riguardo alla riuscita, insomma, o meno dell'operazione. Però visto che poi lavoriamo, chiunque lavora ha diritto a essere pagato e noi quindi ci facciamo pagare prima, onde evitare sorprese da clienti che dicono: ah, allora non funziona, non ti pago, insomma, non credo che non siano discorsi giusti. Noi, per esempio, non so se qualcuno se lo ricorda, in passato per l'iPhone facevamo questa offerta, ovvero dicevamo: se il trattamento riesce ce lo pagate, altrimenti non ci date nulla tranne la manodopera e il ritorno indietro. Qui non chiediamo nessuna manodopera, chiediamo solo la sistemazione, perché sapete, la manodopera a quei tempi era 50 euro, la desossidazione era 90, alla fine non è che perdevamo tanto. E in questo caso non c'è manodopera, quindi facciamo pagare solo quello che è il trattamento, perché dovete sapere, la manodopera invece che chiederemmo eventualmente per lavorare su un S3 è 75 euro, quindi sarebbe anche superiore al lavaggio che dobbiamo fare. Dunque, scheda madre quindi in un Galaxy S3, tra qualche giorno sapremo l'esito e vedremo magari di fare anche il video del lavaggio, che cosa ne è venuto fuori. Per la cronaca, di recente abbiamo trattato un'altra scheda, questo qui per esempio è un Galaxy S3 bianco, il signore si chiama, se non mi sbaglio, Maurizio, era nero il suo, anzi no, blu, perché sono due colori. Poi io girando oggi ne ho visto uno rosso, ne fanno anche di diversi colori, quindi e il signore ha avuto la gioia di poterlo riavere a casa dopo che l'ho lavato, l'ho sottoposto a vari test, ha ripreso tutte le funzionalità e oggi lo abbiamo rispedito, è contentissimo. La spesa è abbastanza contenuta, perché vi ripeto, Samsung chiede uno sproposito 400-500 euro, noi con 70 euro di lavaggio e 50 di varie cose che le abbiamo fatto abbiamo risolto, quindi 120 euro e abbiamo rimandato indietro perfettamente funzionante.
Questo è tutto per quanto riguarda questo, diciamo, questa lezione, questa videoguida per voi che volete fare da voi. Vi ringrazio, un saluto a tutti voi da iPhone Assist.